Ti parlerò di alcune cose che ho imparato nella mia vita. Molte di loro provengono da esperienze, alcune delle quali ho vissuto. Molte di loro le sto ancora allenando, ma tutte quante credo che siano vere. La vita non è facile, non lo è. Non cercare di farla apparire in questo modo. La vita non è giusta, non lo è mai stata, non lo è adesso e non lo sarà mai. Non cadere nella trappola, la trappola dei diritti, di quella sensazione come se fossi una vittima. Tu non lo sei, superala e vai avanti. Quindi la domanda che dobbiamo porci è: che cos'è il successo per noi? Che cos'è il successo per te? Sono più soldi? Va bene. Non ho niente contro i soldi. Forse è una famiglia sana. Forse è un matrimonio felice. Forse è aiutare gli altri ad essere famosi, ad essere spiritualmente sani, per lasciare il mondo un po' meglio di come l'hai trovato. Continua a porti questa domanda. La tua risposta potrebbe cambiare nel corso del tempo e va bene. Ma fai a te stesso questo favore. Qualunque sia la tua risposta, non scegliere nulla che possa mettere a repentaglio la tua anima. Stabilisci le priorità su chi sei, su chi vuoi essere. E non passare il tempo con tutto ciò che va contro il tuo personaggio. Sii coraggioso, provaci, ma prima dovresti rispondere a questa domanda. Qual è il mio obiettivo? Quindi per prima cosa dobbiamo definire che cosa è il successo per noi stessi. E poi dobbiamo impegnarci per mantenerlo. Fai quel conteggio quotidiano. Prenditi cura del tuo giardino. Mantieni le cose che sono importanti per te in buona forma. Dove non sei è ugualmente importante di dove sei. Ed è altrettanto importante dove non siamo, come di dove siamo. Vedi, il primo passo che conduce alla nostra identità nella vita di solito non è «so chi sono». So chi sono. Questo non è il primo passo. Di solito il primo passo è «so chi non sono». Processo di eliminazione. Definire noi stessi in base a ciò che non siamo è il primo passo che ci porta a conoscere veramente chi siamo. Hai presente quel gruppo di amici con cui esci? Potrebbe davvero non tirare fuori il meglio di te. Sai, loro spettegolano troppo o sono piuttosto loschi. Loro non saranno davvero lì per te. O che ne dici di quel pub in cui andiamo, da dove sembra che ci siano sempre i postumi di una sbornia? O quello schermo del computer, va bene? Lo schermo del computer che continua a darci una scusa per non uscire di casa e impegnarsi con il mondo e ottenere una vera interazione umana. O che ne dici di quel cibo che continuiamo a mangiare? Il cibo che ha un sapore molto buono, ma che ci fa sentire uno schifo la settimana successiva. Ci sentiamo letargici, continuiamo a ingrassare. Bene, quelle persone, quei posti, quelle cose. Smetti di dare loro il tuo tempo e le tue energie. Basta non andare lì. Rifiutati di farlo. E quando lo fai, quando rifiuti, quando smetti di andarci, quando smetti di dare loro il tuo tempo, inavvertitamente ti ritrovi a trascorrere più tempo e in più posti. Questo è salutare per te, ti porta più gioia. Perché? Perché hai appena eliminato i luoghi, le persone, le cose e il tempo. Le cose che ti tenevano lontano dalla tua identità. Fidati di me, troppe opzioni. Te lo prometto, troppe opzioni ti renderanno un tiranno di tutti noi. Quindi sbarazzati dell'eccesso, il tempo perso. Riduci le tue opzioni. E se lo fai, avrai accidentalmente, quasi innocentemente, di fronte a te, ciò che è importante per te. Attraverso il processo di eliminazione, sapere chi siamo è difficile. È difficile. Quindi concediti una pausa. Elimina chi non sei per prima cosa e ti ritroverai dove devi essere. Invece di creare risultati che prendano cose da noi, crea più risultati che ripaghino noi, facendoci sentire bene. Rimani concentrato, rimani vigile, per la maggior parte del tempo nel tuo futuro. Cerchiamo di fare del nostro meglio, ma non facciamo sempre del nostro meglio. La nostra architettura è anche un verbo. Dal momento che siamo gli architetti delle nostre vite, studiamo le abitudini, le pratiche, le routine che abbiamo, che ci hanno portato e alimentiamo il nostro successo, la nostra gioia, il nostro onesto dolore, le nostre risate, le nostre lacrime guadagnate. Analizziamole e ringraziamole per queste cose. E quando lo facciamo, indovina cosa succede. Stiamo meglio con loro. E abbiamo più cose da sezionare. Sii perspicace, sceglilo, perché lo vuoi. Fallo perché vuoi. Faremo degli errori, devi farne, poi devi farne ammenda e modificarli, e poi devi andare avanti.